Domenica sera la consegna del primo trofeo stagionale a Milano, guarda caso, la Supercoppa italiana. Oggi, lunedì, la presentazione del 95esimo campionato di Serie A. Siamo al Forum di Assago, è da qui che parte la nuova stagione. Una nuova stagione contrassegnata da molte novità, poi sentiremo. A proposito, da venerdì riparte il settimanale derby, questa settimana tutto incentrato sulla presentazione del campionato a Milano, e parte da un nuovo logo, lo vedete alle mie spalle, si chiama LBA, Lega Basket Serie A. Andiamo a sentire i due presidenti, il padrone di casa, il presidente della Lega Basket, e poi il presidente della Federbasket. Ma intanto iniziamo un campionato in cui la Lega ritorna a avere, dopo qualche mese di difficoltà, le piene deleghe per l'organizzazione del campionato, quindi vuol dire che il clima è più disteso e i rapporti con la federazione sono ovviamente migliorati. In aggiungo che questo era un elemento essenziale, perché dovevamo cambiare anche molto di quello che è il movimento del basket italiano, quindi volevamo avere la capacità di farlo. Abbiamo un progetto, come diceva lei, che è un progetto pluriennale, che ovviamente prenderà le mosse già quest'anno. Credo che sarà una cosa che, quando la presenteremo, sarà ben solida dal punto di vista delle sue basi, e quindi in questo senso da sposare anche dal punto di vista di quello che sono le parti in causa, gli stakeholder, la federazione, i tifosi, tutti quelli che sono appassionati di questo sport. Per lei che cosa significa questo nuovo campionato per la federazione? Ma io non vorrei dire le frasi scontate che si dicono a ogni inizio di campionato, che sarà il campionato più bello, il campionato più interessante. La realtà è che ci sono squadre che hanno fatto un'ottima campagna acquisti, ovviamente anche di cessione. Tante squadre si sono rinforzate e tutti dicono che Milano è la favorita, forse sulla carta, però avete visto quante volte si è smentiti poi dal campo. È importante che questo campionato parta con le idee interessanti, la Lega mi hanno detto che abbia idee interessanti, ha tutte le deleghe che peraltro di fatto non gli sono mai state tolte, per cui partono con tutti i presupposti per fare un campionato interessante che sia di allenamento per i nostri giovani ragazzi.